Inizio questo consiglio comunale dopo il terzo o il quarto, terzo di quest'anno, terzo di quest'anno, non mi ricordo esattamente, però inizia un... Uno più scialbo dell'altro. Cosa ti parla di questo consiglio? Beh, è uno dei consigli che, come al solito, presenta sempre qualche anomalia, a nostro modesto avviso grave anomalia, però quando ci ritroviamo di fronte a una maggioranza che ritiene che tutto si possa fare, noi ovviamente manteniamo sempre un certo distacco. Sono argomenti che per fortuna presentano due ordini del giorno presentati dalla minoranza e una proposta di approvazione dello schema di convenzione per la istituzione della centrale unica di committenza che, come al solito, in assoluta urgenza ed emergenza, arriva semplicemente con diversi mesi di ritardo. Poi ovviamente da novembre ad oggi, dal 1° di novembre ad oggi, nessuno se ne è accuratamente preoccupato, nessuno si è agitato più di tanto, però adesso è urgente e quindi tutto in emergenza, anche se noi, così come spiegheremo poi questa sera nel corso del consiglio, abbiamo offerto la nostra disponibilità ad integrarlo, a correggerlo, ad aggiustarlo, ma di fatto ci è stato impedito e quindi noi questa sera in Consiglio Comunale, così come abbiamo chiaramente rappresentato in occasione della Commissione Consiliare Permanente, abbiamo anticipato che faremo in consiglio quello che ci è stato impedito di fare praticamente in commissione. Questo per significare che ci sono le commissioni che possono essere un'opportunità per l'ente in genere, quando cioè si portano avanti provvedimenti che non hanno un colore politico, che non hanno una come dire, un'appartenenza, nessuna primogenitura, perché è uno strumento che deve essere dato ai nostri uffici per poter operare e che invece trovano ovviamente il freno, trovano l'impedimento da parte di una maggioranza miope e mi limito a definirla miope perché credo che ci siano tutti i presupposti per utilizzare anche termini molto più gravi e pesanti, ma tanto siamo certi di quello che diciamo. È uno di quei provvedimenti che nasce morto, perché un atto che presenta così tante lacune non farà che ripetere l'esperienza maturata il 31 di dicembre, quando anche in quella circostanza, con assoluta urgenza, con assoluta fretta, ci fu impedito di approfondire il regolamento di contabilità, regolamento di contabilità che dopo una settimana già ha presentato tutte le difficoltà che noi in parte avevamo già anticipato. Con un aggravante che dopo una settimana, 10 giorni, ci fu già detto che bisognava correggerlo, che bisognava emendarlo. Gli emendamenti in sede di commissione sono stati fatti e da allora non riescono ancora a portarlo in consiglio comunale perché non c'è, come dire, la condivisione su alcuni aspetti. Questa è la dimostrazione che siamo di fronte ad un'amministrazione che di pubblica amministrazione non conosce assolutamente i rudimenti.